avanti. Anonimo chiede: quando fare un complimento sincero sul fisico alla ragazza che ci interessa? Quando fare un complimento sincero sul fisico alla ragazza che ci interessa? Quando sei sicuro che le interessi anche tu. Altrimenti il complimento arriva da una posizione di inferiorità. Quindi la ragazza qui, tu qui, le fai il complimento, viene da, cioè, sei il fan. Se invece tu le interessi, viene percepito come, cioè, molto meglio. Un po' come se, non so, George Clooney fa un complimento a una ragazza normale. Viene da una posizione di superiorità, quindi viene apprezzato molto di più rispetto a uno sfigato che l'approccia in chat. O magari anche dal vivo, però l'approccia male per uno, è uno che, cioè, si vede che è un disagiato. Quindi dipende se dipende quanto l'è interessata, ok? Fondamentalmente io il complimento lo faccio giusto nell'approccio, quindi nella frase di apertura. Quindi: ciao, ti ho vista mentre camminavo, mi sei sembrata carina e quindi ho pensato di venire a parlarti, ok? Già con le ragazze strafighe, per esempio con le modelle, non faccio complimenti sull'aspetto fisico, vietati. Mi ricordo di una ragazza, di una modella con la quale ero uscito, che a fine appuntamento, che è andato bene, lei mi ha portato a casa sua, e poi mi sono reso conto a fine appuntamento, ci ho pensato e ho detto: ma non le ho fatto neanche un complimento, proprio zero. Perché? Non va bene, lo sanno già che sono delle strafighe. Parlo per le strafighe, ok? Per le ragazze normali, che io comunque sconsiglio di fare troppi complimenti, e soprattutto complimenti sull'aspetto fisico. Se vuoi fare complimenti, fai complimenti sul... Se vuoi farli sull'aspetto fisico, falli più avanti nell'interazione, quando sei sicuro che lei è attratta, sei sicuro che lei, non so mai come usare la terminologia, quando sei sicuro di piacerle. Non so se l'ho detta giusta. Se vuoi farle complimenti, magari fai complimenti su cose un po' più mirate, ricercate, magari sul colore degli occhi, magari se hai un colore degli occhi molto particolare, non dirle che begli occhi che hai. Io mi ricordo, per esempio, che poi non è neanche un complimento, delle volte, siccome sono stato a Praga un po' di anni fa, e c'erano lì un negozio lì con tutti i cristalli, che, se non sbaglio, è un negozio famoso lì a Praga, e che ha tutti i colori strani dei cristalli. E delle volte le ragazze che avevano un colore particolare degli occhi, gli dicevo che il suo colore degli occhi mi ricordava quel negozio che c'era lì a Praga, e quindi, non so, viene recepito come complimento, però è una cosa molto particolare, in realtà. Oppure complimenti sui capelli, però non bei capelli. Molte volte io gli dico, magari chiedo se ha sempre avuto i capelli di questo colore, di questa lunghezza, se ha mai cambiato colore, se ne ha mai fatti in un certo modo, quanto tempo ci mette a prepararsi, perché fondamentalmente le ragazze ci tengono molto ai loro capelli, perché di solito ci mettono molto tempo a prepararsi, soprattutto magari a un appuntamento. Quindi se tu le fai notare magari che hai i capelli molto lisci o qualcosa dei capelli, è molto apprezzato, perché le ragazze di solito ci mettono un sacco di tempo per prepararsi i capelli, ok? Poi dipende, magari se beccate una ragazza che non gli frega un cazzo dei capelli, non risponderà così. Però un sacco di ragazze, se comunque puntate un target di ragazze un minimo decenti, sono ragazze che comunque ci tengono ai loro capelli, quindi magari impiegano molto tempo per prepararsi, e quindi se le fate un complimento sui capelli, magari, cioè, non magari, molte volte mi ricordo, cioè, noto che molte volte finiamo a parlare magari per 10-15 minuti solo dei capelli, dei suoi capelli. Detto ciò, se vuoi imparare come approcciare con successo nuove ragazze di giorno, come fare per uscirci insieme e soprattutto come fare per andarci a letto, ho un videocorso che si chiama Dall'approccio al sesso, che insegna esattamente tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada, non da un approccio in discoteca, non da un approccio in chat, non da un approccio alle tue amiche. Insegna tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada. È un videocorso di oltre 30 ore, lo trovi andando su www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che esce un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci, e intanto ci vediamo al prossimo video.